Il settore costruzione e rigenerazione di spazzole industriali nasce dall'esigenza di fare economie interne. La cooperativa La Formica, infatti, svolge già da anni il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, un'attività che fa parte del comparto igiene ambientale. Un ambito ben consolidato che denota il fortissimo legame che l'azienda ha con l'ambiente e che contraddistingue La Formica sin dalla sua nascita. Un impegno svolto anche fuori dal proprio territorio. Nel tempo ci si è resi conto che le spazzole potevano essere ricostruite non solo per le esigenze interne, ma anche per soddisfare richieste di altri operatori che operano nel settore dello spazzamento o comunque necessitano di spazzole. Un'attività che rispecchia in pieno la mission della cooperativa, che è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con l'obiettivo di restituire attraverso il lavoro quella dignità che passa attraverso l'autonomia e contribuisce a dare reddito a chi normalmente rimane fuori dalle dinamiche del mondo del lavoro, trasformando le persone, che normalmente sono un costo per le politiche sociali, in attivi contribuenti. Il nuovo settore, infatti, apre le porte a nuovi tipi di inserimento lavorativo, perché la ricostruzione delle spazzole è un'attività più semplice rispetto ad altre mansioni presenti in cooperativa, che in prevalenza prevedono la guida di un mezzo. In questo ambito si possono impiegare anche persone con svantaggi più gravi, come ad esempio persone con difficoltà di deambulazione oppure disabilità intellettiva. Si tratta di un'attenzione che da sempre c'è in cooperativa: trovare nuove tipologie di lavoro più adatte agli inserimenti lavorativi non semplici, che vadano incontro anche all'invecchiamento dei lavoratori, cioè di chi è prossimo alla pensione e può in questo modo essere inserito in una nuova attività, fisicamente meno impegnativa e più abbordabile, che non preveda, ad esempio, la guida di un mezzo. Anche la nuova attività, come le altre della cooperativa La Formica, è stata progettata secondo i requisiti della certificazione ambientale, per cui è stato fatto un dettagliato studio di fattibilità su tutte le fasi di produzione che sono state strutturate rispettando e aumentando la sostenibilità ambientale. La spazzola usata non viene infatti smaltita come rifiuto speciale, separando i componenti di ferro della base dai residui delle setole. Il materiale, quando non può essere riutilizzato, viene immesso nei circuiti di smaltimento destinati al riciclo. In questi anni di lavoro nel campo ambientale, La Formica ha maturato una grande esperienza anche nell'ambito delle certificazioni di qualità, unendo le buone prassi alle procedure formalizzate. Ciò ha portato a grandi risultati. Si è giunti alla certificazione integrata di qualità ambiente e sicurezza ISO 9001, ISO 14001 e OSAS 18001. Il consumo delle spazzole è causato dalla raschiatura esercitata sulla superficie da spazzare meccanicamente tramite la rotazione e la pressione. Il consumo delle spazzole varia a seconda della superficie da spazzare e anche dal materiale con cui sono state costruite le spazzole. Quando la spazzola è sul banco di lavoro, ha inizio il processo di ricostruzione. Si parte dallo smontaggio di tutte le setole vecchie consumate e si continua con la ricostruzione della nuova spazzola. Le nuove setole vengono infilate a mano nel basamento circolare della spazzola. Il montaggio della spazzola avviene esclusivamente seguendo le esigenze del cliente, usando i materiali da lui scelti e a seconda dell'utilizzo che deve fare della spazzola. Tutti i materiali di residuo, plastica e ferro, che vengono smontati dalle spazzole usurate, sono immessi in cicli di recupero finalizzati al riutilizzo dei materiali. Le basi circolari che sostengono le setole si riutilizzano per nuove spazzole. Tutto il materiale restante, fili di ferro e di plastica, viene smaltito per essere riutilizzato da aziende specializzate, che lo lavorano e lo trasformano in nuovi fili da utilizzare per la ricostruzione di nuove spazzole. Tra le varie spazzole in produzione c'è una novità che rappresenta una vera innovazione in questo campo: la spazzola silenziosa.
un tipo di spazzola realizzata utilizzando fili di acciaio a trefoli ricoperta da gomma che la protegge dall'usura e ne riduce in modo significativo il rumore causato dalla raschiatura esercitata sulla superficie da spazzare meccanicamente. Si tratta di una utilissima innovazione, particolarmente indicata per spazzatrici che lavorano in zone sensibili, come centri storici, zone ad alta densità abitativa oppure nelle ore notturne. Altra importante innovazione sono le spazzole componibili, cioè spazzole fatte con basi circolari che si possono scomporre in quattro sezioni. Ciò consente di produrre spazzole che si possono adattare a qualsiasi tipologia di spazzatrice. Queste spazzole, inoltre, sono dotate di un attacco rapido che ne facilita estremamente lo smontaggio ed il montaggio. La particolarità di avere basi circolari delle spazzole che si separano aggiunge altri vantaggi, come ad esempio la possibilità di fare meno magazzino e quindi ulteriore risparmio economico sui costi di produzione. La scelta dei materiali viene fatta usando i criteri della sostenibilità ambientale. Tra i costruttori migliori che hanno caratteristiche di maggiore affidabilità in termini di efficienza e durata. I materiali vengono scelti attentamente valutando vari aspetti e comunque sempre testati con l'utilizzo su strada e valutando la qualità di pulizia e la durata. Questa attenzione alla ricerca del prodotto migliore alla cooperativa La Formica è sempre in primo piano. Il servizio prevede la costante valutazione e sperimentazione di nuovi prodotti e nuove tecnologie per aumentare e migliorare le prestazioni della spazzola in produzione. Si tratta di una produzione di spazzole industriali molto innovativa, che riesce a soddisfare ogni richiesta in riferimento al tipo e alla misura e che riesce ad avere prezzi molto competitivi, in quanto si sfruttano tutti i processi produttivi legati al riutilizzo di materiali riciclati. Il fatto che le spazzole siano prodotte da persone svantaggiate non fa altro che aggiungere valore al valore. Valore sociale e valore ambientale che confermano l'identità della cooperativa. Viene garantito uno spazio lavorativo a chi proviene da categorie protette e nello stesso tempo si propone un prodotto innovativo, rigenerato, ecologico, che abbatte i costi di smaltimento. Costi che normalmente sono a carico dell'ambiente e dell'azienda che usa e consuma le spazzole per gestire i servizi di pulizia. Per chi è interessato, la consegna ed il ritiro della spazzola consumata può essere fatta anche a domicilio.